28 luglio 1480, battaglia di Otranto. La flotta navale ottomana, diretta a Brindisi, spinta più a sud da un forte vento di tramontana, prende di mira la città aragonese. I turchi avevano firmato la pace con Venezia e sapevano che le armate di difesa pontificia erano impegnate contro Firenze. Da qui il proposito di occupare un lembo strategico del Salento come testa di ponte e spina nel fianco delle potenze cristiane. Gli invasori, avanzando per terra e per mare, devastano casali e campagne. Raggiungendo il borgo sguarnito di difese, chiedono la resa. La guarnigione risponde con un colpo di bombarda. In breve, l'ingresso delle schiere turche porta morte e distruzione. I giovani catturati come schiavi, le ragazze avviate agli harem. Pochi fortunati, pagando un alto riscatto, vengono lasciati liberi e fuggono da Otranto. Tutti gli altri prigionieri, per lo più anziani, vengono decapitati sulla collina di Minerva, da allora ribattezzata Collina dei Martiri. Quegli 800 cristiani sono stati canonizzati nel 2013. Tra gli scempi di quell'invasione, la distruzione del monastero di San Nicola di Casole, che ospitava una delle biblioteche più ricche d'Europa.